Il ricordo di Alan Rickman è stato trasmesso su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale, il primo indimenticabile capitolo della saga del maghetto con gli occhiali tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Il film, datato 2001, ha incassato globalmente 974 milioni di dollari. Fu la scrittrice ad insistere affinché gli attori scelti fossero tutti inglesi. I ragazzini provinati dovevano leggere una pagina di Harry Potter e poi improvvisarla davanti al regista. Sapevate poi che già qualche anno prima dell'uscita nelle sale Steven Spielberg stava trattando con la Warner per farne un film d'animazione? Tra i papabili registi, inoltre, oltre a Spielberg e prima di scegliere Columbus, è stato preso in considerazione Terry Gilliam, caldamente consigliato dalla Rowling. Straordinari gli effetti speciali presenti in Harry Potter e la pietra filosofale, basti considerare che sono state circa 600 le riprese con questi effetti speciali. Fu il celebre compositore John Williams, 49 candidature all'Oscar, a realizzare le musiche del film. E a proposito di statuette, Harry Potter e la pietra filosofale è stato candidato a diversi premi, tra i quali Oscar per la migliore colonna sonora e per la migliore scenografia e per i migliori costumi. Attorno al film e ai tre maghetti principali, poi, si creò un giro di affari, gadget e merchandising senza eguali. Alan Rickman, che vestì i panni di Severus Piton, fu scelto personalmente da J.K. Rowling. Per il ruolo di Piton, in lizza c'era anche Tim Roth, che alla fine rinunciò per dedicarsi a The Planet of the Apes di Tim Burton. Anche Drew Barrymore, Rosie O'Donnell e Robin Williams chiesero di poter entrare nel cast senza ricevere alcun compenso, tuttavia la loro richiesta non venne accolta. La scelta di Hermione fu particolarmente delicata. Quando toccò alla classe di Emma Watson, lei non volle partecipare a differenza delle sue compagne, ma incoraggiata dalla sua insegnante si decise, con l'ultima bimba ad essere provinata e ovviamente venne presa. Infine Tom Felton durante i provini dimostrò un'astuzia fuori dal comune, quando pur non avendo mai letto i romanzi di Harry Potter se la cavò rispondendo alle domande perché aveva ascoltato l'audizione precedente. Per questo venne scelto per il ruolo di Draco Malfoy.